Siano lodati Gesù e Maria. Con il cuore pieno di gioia oggi celebriamo, fratelli e sorelle carissimi, la solennità dell'Immacolata Concezione, la festa che ci parla della bellezza primordiale di Maria Santissima, mostrandocene anche il significato, come evidente dal Vangelo che viene letto oggi. Come dicevo già ieri sera, il Vangelo che abbiamo letto oggi non è l'Immacolata Concezione, ma è il concepimento di Gesù, in vista del quale l'Immacolata Concezione fu concessa da Dio alla Madonna, perché per poter nascere e incarnarsi in un cuore di donna Gesù chiese solo una condizione tassativa: tutto meno che in quella donna ci sia la minima ombra di peccato, non soltanto peccati fatti da lei, ma anche il peccato originale. Quindi, per singolare privilegio, come dichiarò solennemente il beato Papa Pio IX, e la fu preservata, a differenza di tutti i membri della razza umana, da contrarre la colpa d'origine. Questa è la festa di oggi. Ora io con voi vorrei, anche con i bambini, quindi adattando un pochino questo, vedendo un pochino di presenza giovanile oggi, fare un pochino di riflessioni su questo, perché è la festa della Madonna, capite? Ma come tutte le feste cristiane ha qualcosa di importante da dirci a noi. Vediamo un pochino che cosa ci dice a noi, Facciamo una domanda a tutti quanti, cominciamo a fare così. Secondo voi, presenti e assenti, Gesù vuole bene a tutti, anche a quelli che sono cattivi, o vuole bene soltanto ai buoni? Anche a quelli che sono cattivi, siamo d'accordo? Vuole bene anche a quelli che sono cattivi, giusto? Bene. Seconda domanda. Ma Gesù abita nei cuori di una persona che è cattiva? Si trova in quel cuore oppure no? Che pensate voi? Attenzione, un conto è volerli bene, un conto è abitarci dentro il cuore. Secondo voi Gesù, una persona che è cattiva, una che bestemmia, che dice un sacco di parolacce, che mena il prossimo, voi quando la incontrate dice: tu c'hai Gesù dentro il cuore? Sì o no? I grandi che dicono? Dicono di sì? Io penso di no, d'accordo? Allora, dobbiamo tenere presente una cosa, che Gesù vuole bene a tutti, buoni e cattivi, ma Gesù non entra nel cuore di uno che è cattivo, non perché lo disprezza, ma perché il cuore che è cattivo non è disposto ad accoglierlo. Capite perché la Madonna doveva essere senza peccato, no? Facciamo un altro esempio, specialmente per i bambini che stanno preparando la comunione. Questo si capisce subito, no? Per venire a messa, d'accordo, bisogna essere necessariamente buoni, oppure può venire a messa una persona che magari so anche da 10 anni che non si confessa, quindi forse sulla coscienza c'ha qualche peccato grosso. Attenzione, parlo di venire a messa. Possono venire tutti o c'è accesso limitato alla messa? Possono venire tutti, siamo d'accordo? Ecco. Ma la comunione? Possono farla tutti la comunione? Chi è che può fare la comunione? Così capite come si capiscono bene le feste. Chi sta in grazia di Dio, quindi chi è, diciamo così, buono, un po' difficile, pur essendo un po' cattivello, come siamo tutti quanti, è andato a chiedere perdono a Gesù attraverso un sacramento, in modo tale che il suo sangue ci renda un pochino puliti e possiamo accostarci alla comunione. Questo è proprio il catechismo della Chiesa Cattolica, per piccoli e per i grandi, lo capite? Allora, io sono sicuro che Gesù mi voglia bene, ma se io voglio che Gesù viva dentro di me, voglio diventare suo amico, voglio diventare suo intimo, che cosa devo fare? Ecco che cosa mi insegna l'Immacolata. Noi possiamo diventare immacolati? Se qualcuno ha la ricetta, possiamo diventare immacolati senza manco un peccato? O tornare indietro nel grembo della mamma e chiedere a Gesù: guarda, non mi fa contrarre manco il peccato originale? Si può fare questa cosa, secondo voi? Questa purtroppo non si può fare. Ecco, però si può fare un'altra cosa, che per quanto io ci capisco, cerco di stare lontano dal male. Questo si può fare? Questo si può fare. Ecco, allora, noi dobbiamo fare una scelta di fondo, perché se voglio essere amico di Gesù, devo stare lontano dal male. Se mi accontento che Gesù mi vuole bene lo stesso, ma anche di un amore sofferente, perché certamente Gesù non è contento quando noi siamo cattivi, anche se ci vuole bene lo stesso, devo fare quest'altra scelta di campo. Allora, capite? Nella seconda lettura, quindi questo sia chiaro,
Gesù vuole bene a tutti, ma abita nei cuori di quelli che si dispongono a riceverlo, come stando lontani dal male. Perché se no, capite, oggi non si capisce tanto bene, perché si sta sempre a dire: e Dio ama tutti, ama i peccatori, ama tutti, destra e sinistra. Uno comincia a pensare, dice: ma allora se io sono criminale, o seppure sono un bravo ragazzo, è uguale, perché tanto Gesù tratta tutti allo stesso modo. Non è così, capite? Quindi dobbiamo focalizzare bene queste cose, capite? È chiaro che l'amore che Gesù ha per ogni essere umano, perché guarda la bellezza della sua anima, è unico, universale per tutti, ma per averlo nel cuore devo stare lontano dal male, perché il male lui non lo vuole. E questo ce lo fa capire da cosa? La Madonna era immacolata, quindi quella creatura che l'ha ospitato per dargli la sua natura umana, per farlo diventare come noi, era senza peccato, non ce n'era manco ombra, eh? E infatti la Madonna, questo lo dico ai bambini, qui in tutto l'estate che ci abbiamo, sia in quella lì, quella diciamo che dovrebbe essere l'assunta, un po' la patrona, sia quella che sta alle mie spalle, che quella è proprio una statua dell'Immacolata, se andate vicino, viene rappresentata con il serpente sotto i piedi, se l'è messo. Voi conoscete il serpente? C'è qualcuno di voi che gli piacciono i serpenti, che vorrebbe averci un serpente dentro casa? No, eh? Manco a me. Sapete che se il serpente generalmente è velenoso, se ti mozzica, che succede? Ti inietta il veleno e basta, pure una viperetta, la viperetta è piccola così, se ti dà mozzico la viperetta, se c'è un antidoto, 3 ore, 4 ore, che si fa? Ecco, il serpente mozzica, ci inietta il veleno. Vediamo un po', secondo voi chi è il serpente? Chi rappresenta? Chi simboleggia? Ma che bravi questi, facciamo una comunione subito, subito, domani la comunione. Allora, il serpente simboleggia il diavolo, è il veleno con cui ci mozzica, quel veleno mortale, capite? Immagino. Che cos'è il veleno? Che cos'è? Ti mozzica, e se ti fai mozzicare è la fine. Ci avveleniamo e guardate che quando si muore, sapete che cos'è? Quello che ha fatto la prima lettura, quello che ha fatto con i nostri progenitori. Sapete, i nostri progenitori erano tutti quanti come la Madonna, Adamo ed Eva erano come la Madonna. Dio gli aveva detto: guardate, dovete fare solo una cosa, dovete farmi capire che volete rimanere miei amici. Quindi, voi immaginate che bello, voi potete fare tutto quello che vi pare, io vi do la benedizione su tutto, tranne che su una cosa. Oh. Ma voi sareste contenti se uno vi dice: oh, io posso fare tutto quello che mi pare, meno una cosa. Te puoi accontentare, no? Tutto, meno una. Cavatto il serpente e darà a dirgli: senti un po', stamma a sentire a me, tu, non da retta. È vero che tu puoi fare tutte le cose meno che una? Sì, 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 è vero, che bello, infatti siamo tutti contenti e felici. Ma tu mi devi stare a sentire a me, attenzione al veleno, eh? Capite bene? Lo sai qual è l'unica cosa che non puoi fare? È la più bella di tutti. Ti è stato proibito di fare una cosa, ma quella è la più bella di tutti, capito? Quindi che tu puoi fare tutto quello che ti pare, che ti è stato proibito di fare la più bella di tutti. Se fai quella, guarda, allora è proprio svoltato. E che hanno fatto Adamo ed Eva, secondo voi? Gli hanno dato retta al serpente, santo Dio. Cioè, ma questo c'ha proprio ragione, non te faccio vedere io, guarda qua, Dio mi ha detto le bugie, mi ha detto che se faccio sta cosa moro, morirete, ha detto, E che hanno fatto? Hanno fatto il peccato originale. Un po' sciocchini, non si può parlare troppo male da Adamo ed Eva, perché dopo la redenzione Gesù si è portato in paradiso, quindi sono santi, quindi... Capito? Hanno, si sono fatti mozzicare dal veleno del diavolo. Attenzione, perché il diavolo mozzica ancora, Guardate che dei mozzichi il diavolo ne dà tanto. Ogni volta che viene a dirci, guarda che questa cosa... Dice, non si deve bestemmiare, ma voi siete ancora piccolini, ma quando uno diventa un pochino più grande, purtroppo, non so se avete già qualche amichetto che fa queste cose, sapete che a 13-14 anni molti ragazzini cominciano a bestemmiucchiare, guardate perché, per i cui sono belli, si fanno grandi, io sono veramente un grande perché bestemmio, quindi disprezzo la religione, eccetera, eccetera. E lo cominciano a fare. Sapete quanti mozzichi che si prendono? Sapete che succede? L'inganno è che il diavolo ti fa credere che se tu agisci contro la volontà di Gesù sarai contento, e se tu rimani amico di Gesù sarai infelice.
Questo combattimento ce l'abbiamo tutti quanti, piccoli e grandi, tutti i giorni. Allora, conclusione. Noi dobbiamo portarci a casa dalla festa di oggi una sola cosa. Dobbiamo vedere se vogliamo essere come Adamo ed Eva, cioè quando viene il serpente a dirci le sue balle, rimaniamo, avete visto, no? Avete visto i pifferai magici, quelli che fanno diventare che uno rimane rimbambito? Ecco, dice sì, c'hai ragione. Oppure se vogliamo fare come la Madonna sapete che fatta il serpente, se l'ha messo sotto i piedi, tu da qui non entri, perché io a te non ti credo. Io credo che sarò contenta, che sarò per tutta la vita unita con Gesù e vicina a Lui, non ti do retta, non lo farò mai quello che tu mi dici. E per i grandi un'ultima cosa, solo per i grandi. Capite che tutta quanta la nostra felicità e la nostra santità è direttamente proporzionale al tasso di lontananza dal male e di vicinanza al bene. Ora, per noi grandi c'è un problema grosso oggi, che di molte cose che non vanno bene noi non ne siamo consapevoli. La Chiesa nel Catechismo distingue tra i peccati di malizia e i peccati di ignoranza. Quali sono i peccati di malizia? Io so che una cosa è peccato, so che è peccato non andare a messa la domenica, per esempio, dico chi se ne importa, oggi me ne resto a casa. Quindi lo so che è peccato e lo faccio lo stesso. Questo è una cosa grave. Invece ci sono dei peccati che uno non è consapevole, perché oggi la nostra società non ci aiuta, che è una cosa fatta malamente agli occhi di Dio. Io per i più grandi che capiscono bene vi dico che tante volte ho constatato tanti ragazzi, bravi ragazzi di 25-30 anni convivono, quindi non capiscono che è importante davanti a Dio sposarsi in chiesa e che è cosa molto grave non farlo, quindi vivono insieme, ma se tu ci parli, come se niente fosse, loro non sono coscienti della grande gravità di quello che stanno facendo. Attenzione però, quando noi non siamo coscienti di una cosa cattiva, siamo meno responsabili davanti a Dio. Però una cosa cattiva continua a fare male a noi, intorno a noi, anche se non lo sappiamo. Spero di riuscire a spiegarmi. Quindi noi dobbiamo, per crescere, avere soltanto una disposizione, ce la raccomanda spesso anche il Papa, avere il cuore aperto. Dobbiamo essere consapevoli che siamo sempre in atto di imparare. Capite? Io non ho paura di dire, perché sicuramente lui approverebbe, anche il Papa, secondo me, tutti i giorni, la mattina si sveglia e la sera quando andrà a letto dirà anche oggi ho imparato qualcosina, perché non c'è nessuno che diventa tanto santo che non c'ha qualcosa di nuovo ogni giorno da imparare. L'importante è che ci abbia il cuore aperto e che ascolti, perché se uno si impunta, magari la coscienza ti comincia a dire guarda che forse sta cosa, pensaci bene, non sarebbe da fare. Noi cominciamo subito a difenderci. Ah, no? Ah, io non ci vedo niente di male? Ah, e che male c'è? Ah, queste sono esagerazioni? Ah, destra e sinistra? Se noi ci irrigidiamo, impediamo alla grazia di Dio di operare, il nostro cammino si stoppa, si blocca. Se invece noi abbiamo il cuore aperto, e anche in questo la Madonna ci dà una grande lezione, la nostra vita procede di bene in meglio, perché il Signore trova un cuore aperto, ci parla da figli, non da, si fa capire le cose, ci porta sempre più in avanti verso la santità, che vuol dire semplicemente sempre più in avanti verso l'amicizia con Gesù e sempre più avanti nella felicità da vivere, non solo nell'altra vita ma anche in questa vita. Ecco, questo è un pochino il senso, uno dei sensi di questa splendida festa. Affidiamo alla Madonna questo giorno, tanti auguri ovviamente a tutti, e il proseguo del nostro cammino di avvento, che possa il nostro cuore dilatarsi ad accogliere bene Gesù, che anche in quest'anno verrà nei cuori che desiderano e che sono aperti, disponibili ad accogliere. Siano lodati Gesù e Maria.